Questo video è sponsorizzato da Eneva, sito di Kay attraverso il quale potrete acquistare videogiochi a prezzi particolarmente convenienti. E con il codice Freccia Blu avrete un ulteriore 3% di sconto. Siate dei veri gamer e comprate valangate di titoli che giocherete nel 2027. Allora, ragazzi, questo video arriva un poco a sorpresa: nel senso che. Avevo già in programma di far uscire una serie di compere videoludiche uno dietro l'altro settimanalmente, ma. li ho fatti slittare. Li ho fatti slittare, poiché, come avrete capito dal video, un acquisto ha bussato alla mia porta e ho detto devo dargli la precedenza. Quindi, senza ulteriori indugi, andiamo con ordine, partendo ovviamente dal meno, e poi passiamo alla bombetta della giornata. Acquisti video ludici che comprendono un po' vari mesi, non è roba che ho comprato tutta insieme, specifico, però è roba che... roba di, di qualità, più o meno, vedrete. Partiamo subito con... anzi da qua, perché vi ricordate che di qui ci starà poi la... l'icona del gioco... Eh, la coppiata che comprende Child, Child of Light, la Ultimate Edition e Valiant Arts, due splendidi giochi targati Ubisoft quando Ubisoft ancora faceva dei giochi. Eh, no, forse un po' cattiva, però veramente due bellissimi giochi che purtroppo sono rimasti un po' in un angolo del mondo Ubisoft, cioè a questo non ha seguito altro verso... Quell'impronta, se non i Raiman, eh, Raiman eh, Legends e Origins sono stati due titoli che hanno un po' riseguito queste orme, a parte quello poco altro. Parliamo di due titoli fantastici, due indie che non avevo in fisico e averli in fisico è una goduria enorme, tra l'altro su Switch funzionano molto bene. Giochi eh, che raccontano due storie molto diverse, visto che la prima, Child of Light, è una storia fantasy dove segue in questo... GDR a turni fantasy dove c'è la ragazzina che deve salvare il regno. L'altra, Valiantarse, è un'avventura narrativa con elementi platform, elementi enigmi più che platform, no scusate, con enigmi sulla... sulla prima guerra mondiale. Quindi capite che i toni sono molto diversi. Molto magici da una parte, terribilmente pesanti dall'altra. In definitiva però, due splendidi giochi. Due splendidi giochi a cui fa seguito un gioco meno splendido: Aliens, come si chiama? Fireteam Elite, ovvero l'avventura coop fino a quattro giocatori, un po' in stile Left 4 Dead con gli Alien, con i xenomorfi, dove appunto voi siete questa squadra di quattro marine, fino a un massimo di quattro marine, ma potete anche giocare da soli, da quel che ho capito. Eh, Anzi, no, scusatemi, da uno a tre giocatori, quindi il massimo sono tre. Dove per l'appunto dovete muovervi di missione in missione eliminando migliaia e migliaia di xenomorti che cercheranno di farvi il culo. L'ho comprato perché oramai sto comprando tutto, senza tanti giri di parole. Sto comprando praticamente tutto quello che mi capita sotto mano. Peccato però che sia un Let's For Dead, un, quasi un alien con un Almarins. Mari, Sperando che la qualità non sia la stessa Non ne hanno parlato malissimo In realtà le opinioni sono state discordanti C'è cioè, chi ne ha parlato abbastanza bene E chi nella media Cioè un gioco sufficiente Che è già tanto visto Il genere d'appartenenza E il mood che vorrebbe restituire questa IP Mi fa male al cuore che abbiamo avuto questo E Island Isolation 2 Chissà quando mai Se arriverà mai Wesleyan 3, altro titolo che in realtà già ho perché il Game Pass eh, sta lì, però non ce l'avevo fisico. L'ho comprato fisico. È Wesleyan 3. Vi è piaciuto Wesleyan 2? Wesleyan 3 non può mancare nella vostra collezione dei GDR vecchio stile: più grande, più ricco, più divertente. Molto più stratificato, indubbiamente un enorme passo in avanti per eh, il team di sviluppo di cui adesso Yinxai, ecco come stava sfuggendo il nome, comprati da Microsoft. E infatti l'acquisizione da parte di Microsoft gli ha permesso di ampliare ancora di più il gioco. Dai, così, sono molto curioso di vedere quale sarà il loro prossimo progetto. Ah, specifico, io l'ho solo provicchiato, dovrei portarlo avanti. Qui, buona parte di quello che ho qua l'ho solo provicchiato e vorrei portarla avanti. Questa è parte della mia storia. Kessen per PS2. Quando ero piccolo, io giocai per anni a un titolo che si chiamava Kessen 2. Kessen 2, per chi non lo sapesse, era una sorta di musu molto più stratificato, molto più strategico, dove non era uno contro mille. Aveva quell'impostazione, quell quell'ideologia di base, ma tu pensavi agli eserciti, muovevi gli eserciti, avevi i generali con cui combattevi, combattevi contro soldati, ma combattevi in una maniera molto meno, meno rapida, meno veloce, meno immediata, molto più attenta, i combattimenti erano più pesanti, c'erano le battaglie tra i generali, era un, una follia difficilissimo, veramente difficile, me lo sono portato dietro per anni, divertendomi come un coglione perché... Era proprio figo con battaglie navali, battaglie a terra dovevi pensare alle strategie, a cercare il nemico, pensare a... Co e io non ho mai pensato a un fatto, ovvero che quella era Kessen 2. Io a un certo punto ho, ho trovato questo e ho detto ma cazzo è vero, se ho Kessen 2 vuol dire che esiste anche un Kessen. E quando l'ho visto ho detto lo compro. Lo compro, anche questo ha un puro valore collezionistico, era dei samurai Shaolin Shodown in pratica. Eh, è più, un, più che un musou. È, è un gioco strategico o comunque una via di mezzo tra i due. Ed è veramente figo. C'è poco da dire in tal senso. Oggi non dico recuperatelo perché ormai sa di vecchio proprio fino alla morte. Tra l'altro, cazzo, non me ne ero mica accorto. Coei, e ok. Coei ed Electronic Cars. Minchia. Vabbè. Questa è una piccola scoperta che ho fatto Mo Xbox One The Town of Light Per chi non lo conoscesse The Town of Light è un'avventura narrativa Molto personale È un'avventura Italiana, fatto da un team italiano Ambientato È un, una storia di Quasi una docustoria un, Una storia di documentario che parla di una. delle carceri. Eh, carceri. Allora, dei, dei centri psichiatrici italiani, uno in particolare. Eh, che non so se. mi sfugge il nome. Eh, non mi sembra che qui venga scritto. però, comunque, appunto, è ispirato a eventi e luoghi reali. Per l'appunto, parla della storia di una bambina sedicenne. Era, soffriva di schizofrenia, mandati ma in un manicomio e il manicomio ti racconta la storia del manicomio. E questo io lo giocai tanto tempo fa su PC e la storia fu pesantissima. Era veramente cattivo come gioco. Perché era cattivo il manicomio? Il manicomio non era un manicomio per aiutare chi non stava bene. Era un carcere dove venivi torturato. E qui ti racconta tutto, nei minimi dettagli. È una storia forte per stomaci forti, ma se avete l'interesse di sapere, di conoscere i, i segreti di un'Italia che oggi è dimenticata, è tutto qua. E parliamo di un'Italia non molto, molto vecchia, ragazzi miei. Questa è un'Italia che sembra vecchia ma che è ancora attuale. Ve la butto così... Dategli una prova... Dategli una chance... E... Supportate un team italiano... Che ha fatto un ottimo lavoro... Hades per PS5... Allora... Io Hades ce l'ho per Nintendo Switch... Per PS5... Ce l'ho su PC... E ce l'ho sul Game Pass... Quindi anche su Xbox... Io ce l'ho da tutte le parti... PC ce l'ho Epic Game... Eh, l'ho comprato su Epic Game... Io ce l'ho su quattro diverse macchine da gioco... E non l'ho ancora giocato... Ma lo giocherò perché mamma mia se lo voglio giocare. E porco il cazzo non posso non giocare. <ride> che, co che coglioni! Dai, freccia! Presto o tardi arriverà il tuo momento. Speriamo che sia prima di quanto si possa pensare. Prima di quanto si possa pensare, si spera di possa giocare anche Ghost Runner. Titolo che. Ho anche su PC titolo velocissimo cyberpunk, dove tu sei questo ninja affetta tutto, ma è estremamente difficile, con questi livelli intricatissimi, ret dei rettilini, pieni di trappole, nemici, pericoli e quant'altro, dove basta un colpo per morire, e tu devi essere perfetto, devi andare dritto, spedito, senza fare un singolo errore, con una velocità che anche Doom si sogna, per darvi l'idea del livello. Lo voglio giocare, lo voglio veramente giocare, lo giocherò. Quando? Ma avete capito l'antifona? Red Faction Guerrilla. Tra l'altro, non mi ricordo se questa remaster comprende: The Revolution, Tactics, Strategic. No, questo era il, il, il terzo. Che vabbè, c'è anche l'italiano e tutto quanto. Red Faction Guerrilla Remastered del della titolo PlayStation 3. Perché io ne ho giocati due: Guerrilla e poi l'altro non mi ricordo il nome. Che era quello un po' più narrativo-oriented. Quindi un po' più a corridoi. Red Faction Guerrilla invece gli dava questo mondo, questa Marte completamente distruttibile, con il motore di gioco che si basava su quello, il, io mi ricordo molto bene che il plus del titolo era se tu distruggi le colonne portanti di una struttura, la struttura crolla, e crolla in maniera realistica, che poi non è che fosse proprio così realistica, ma per i tempi era veramente da, da segoni a 17 mani, infatti mi ricordo che io passavo ore della mia vita a... A non fare missioni ma andare in giro a rompere in punti specifici per vederla crollare in pezzo per pezzo. La remaster l'ho comprata perché il gioco comunque mi piacque. Ho trovato la remaster da poco e me la son pigliata. Non è che ci sia molto da dire. Però ecco una cosa che voglio dirvi se non l'avete giocato su PS3. Recuperatelo. Magari è un titolo da giocare un po' alla volta. Non fatevi sessioni lunghissime. Ma quel poco alla volta che giocate... Divertimento. Divertimento. Sol Calibur 6 continua la mia recuperata di picchiaduro. In realtà, Sol Calibur 6 non l'ho ancora neanche provicchiato. Mi fa molto ridere che Sol Calibur 6 abbia come personaggio principale nella cover. Non so se lo riconoscete, un certo Geralt di Rivia. Un bug. Un certo Geralt di Rivia. Che non lo so, io lo dico col cuore, stone, sulla cover stona come la merda. Ed è chiaro che l'abbiano messo perché ai tempi. Gera altera l'over the top, ficchiamocelo, e tanti saluti. Se non mi sbaglio, potrei sbagliare, ma non mi sembra che io mi sbagli. Questo gioco è rinomato per i suoi DLC: tipo migliaia di euro, se tu vuoi comprare tutti i DLC. Presenti in questo gioco vai a pagare più di 1000 euro. Non mi ricordo se era questo Soul Calibur o era un altro. Però mi sembra che fosse un Soul Calibur, tipo un millino. Un millino secco. Dai, lo giocherò. Lo proviccherò tra l'altro c'è una modalità storia. Perché perché no? C'è città. Se c'è città. Se c'è, perché non approfittarne? Che Io ho da dire una cosa: A me, ragazzi, i Metroid 2D non è che mi abbiano fa sempre fatto cagare, ma non li ho mai cagati di striscio. Proprio io li ho sempre evitati. Disinteresse mio quando ero più preso dalla serie Metroid Prime, quindi quelli FPS, in prima persona. Sono cresciuto. Questo mio mancanza di interesse è venuta meno, è uscito Metroid Dread. Vuoi non comprarlo? Preso, subito al lancio. E sono curiosissimo. Metroid Red, tra l'altro, avrebbe una storia molto più intricata di quanto sembra, nel senso che è stato annunciato, qualcuno mi ha detto, è stato annunciato più di una decade fa, più di dieci anni fa, in un nei file eh, di testo di uno dei vecchi Metroid 2D, e finalmente è uscito su Switch. È un gioco molto importante, è un gioco estremamente importante proprio a livello storico, e sono curiosissimo, sono veramente curioso. Però vedremo poi come sarà, perché alla fin fine, ragazzi, va detto: questo sarà effettivamente all'effettivo il primo Metroid 2D che vado davvero a giocare, quindi c'è molto interesse, c'è anche un po' di paura. Un altro po' di storie di casa PlayStation 2: Jack 2 Renegade. Questo era quello con i veicoli, tra l'altro, se non mi ricordo male, che potevi guidare in giro per la città. Bello. Mamma mia, quanto figo, mamma mia, Jack e Dexter, che storia. Jack e Dexter, che, che avventure. Che avventure, in realtà non c'è tanto da dire, questo era quando Naughty Dog ancora faceva platform prima di passare ad altro, prima di passare agli Uncharted. Se non mi sbaglio, è stato proprio il passaggio Jack e Dexter. Stacco eh, eh, Uncharted 1 per PlayStation 3. Comunque sia, di questo tra l'altro possiedo anche la remaster Trilogy su PS Vita. E non è che abbia molto da dire, nel senso, è un platform storico. È una delle mascotte di Sony che purtroppo è stata dimenticata e mi piacerebbe... Da una parte mi piacerebbe rivederla tornare, dall'altro lato non vorrei che la riprendessi in mano i Naughty Dog, cioè se la devi riprendere in mano un nuovo team, un team magari capace, eh, per carità, ma un nuovo team, perché Naughty Dog ormai ha, ha raggiunto una maturità diversa e costringerla a tornare indietro verso un tipo di videogioco che non gli appartiene più rischierebbe secondo me di snaturare una possibile esperienza futura oppure semplicemente la si lascia morire. Fatto sta che pezzo della mia infanzia, come per molti altri, sono molto felice di averlo fisico. Mutant o oh, Mutant Road to Eden, altro titolo stile XCOM, questo era quando nel periodo specifico in cui era uscito XCOM Enemy Unknown e tutti quanti volevano fare XCOM, quindi usciva XCOM 2, poi uscivano tutti quegli titoli secondari tra parentesi, ma nella nella scusate, nella struttura alla XCOM Vedasi Gear Tactics recente, vedasi Mutant Road to Eden. Mutant Road to Eden a me piacque da morire, giocato in digitale, comprato fisico, perché lo voglio fisico. La par particolarità era che in un mondo post-apocalittico l'umanità era praticamente andata al macello e quelli che erano rimasti erano un po' di, um di semi umani e poi animali antropomorfi, quindi paperi, eh, cinghiali, roba del genere ognuno con le sue caratteristiche c'è la volpe, era veramente divertente era anche bello tosto perché comunque sia c'era tanta um, era uno contro 10 sostanzialmente il, eh, gli equilibri degli scontri Uno contro 10 quindi dovevi giocartela molto bene imparandoti quali fossero le abilità giuste chiaramente con le percentuali che sempre a troie 99% di possibilità che lo colpisce poi lo, lo schiva e dici vaffanculo un per di probabilità che lo colpisce lo becchi in piena testa ed è morto, e vi dici, ma com'è possibile sta follia? È un titolo che consiglio ad occhi chiusi a tutti gli amanti della serie XCOM, degli strategici a turni, dategli una possibilità perché è veramente divertente: tra l'altro questa è la Deluxe Edition, che dovrebbe combattere tipo il una nuova mappa, un nuovo mutante, nuove mappe, una nuova missione per salvare l'arca, senza spiegare bene che cosa sia l'arca per non fare spoiler... Narrativi Però, voglio dire, non è affatto male. Poi, oramai lo si trova a poche un cazzo. Quindi, dai, ragazzi, non cagate i coglioni. Lo faccio vedere. Questo è un, è un titolo che ho comprato perché stava al GameStop usato a qualche euro. Little Dragons Café. Io non ho idea di cosa ho comprato. Questo è un gestionale, praticamente. Fantasy in cui tu saresti. Ti devi occupare letteralmente di un bar, il tuo caffè, gestiscilo, fallo diventare sempre più grande, crea un'attività. E nel mentre c'è un drago, nel mentre c'è questo draghetto che tu devi far crescere, accudire, svela nuove zone, vai a caccia di creature pericolose ed esplora il vasto mondo di gioco accudendo questo drago che cresce man mano con te. Non lo conoscevo, l'ho visto. Speech ho detto lo pio, ovvio, non ci ho neanche pensato. Io oramai, ragazzi, voglio che capiate una cosa importante. Io oramai vado nei GameStop, su eBay, su Amazon e dico: Questo ce l'ho, no, lo pio. Questo ce l'ho, sì, ok. Questo ce l'ho, no, lo pio. Questo ce l'ho, sì, ma questa è la versione remaster PSC. Lo pio. Io ormai faccio così. Io ormai faccio così e ne vado fiero. Così come ho fatto fiero di aver comprato Deathloop. Deathloop, signori miei, non ho alcun problema. A definirlo. Una sorpresa a metà. Nel senso che è un gioco che ho adorato, l'ho già finito, è un gioco che ho adorato è un gioco. Con i suoi problemi, ma è esattamente. Anzi, non è quello che mi aspettavo, nel senso che io mi aspettavo un'avventura molto diversa, è molto più narrativa-oriented, è molto più. Lineare di quanto pensassi e questa cosa per me va benissimo, ma brava Arkane, ma è un gioco veramente figo. Cioè, io mi sono davvero divertito veramente ma veramente tanto. Bella la struttura, belli i poteri, bella l'idea, belli i loop, bello il mondo di gioco, bello tutto cazzo, bello il level design, bellissimo figo figo, 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 questo è Prey incontra di Sonored. Uniti insieme e ti viene fuori sta perla. Unici, um, ci sono un paio di problemi. Ne parleremo. In particolare, però, ne voglio dire un in particolare che oramai mi sta veramente stretto con un sacco di giochi. L'intelligenza artificiale deficita veramente tanto. Ed è il momento di cambiare sta cosa. È il momento che l'industria faccia un passo in avanti per l'IA. Perché non è possibile che con PS5, che nel 2021, Abbiamo ancora dei nemici così stupidi. È un problema. Speriamo che per un prossimo futuro la situazione migliori. Comunque sia, ripeto, sorpresa a metà perché io mi aspettavo un ottimo gioco, non mi aspettavo un gioco di questo tipo. È un ottimo titolo, ma la sua struttura ludica è diversa da quella che avevo intuito. Tra l'altro, piccola menzione anche per il multiplayer, sia il combattere gli invasori, che esserli invasori mi ha divertito veramente tanto. Quindi, dai, è così arcane. Spero veramente di cuore che il gioco venda, ma ho paura che non venderà poi tantissimo. Ma spero di cuore che il tuo arrivo negli Xbox Game Studios e nell'ecosistema Game Pass ti permette di avere quella libertà creativa che hai dimostrato di possedere e che con Dishonored Prey. Deadloop hai messo in campo in maniera splendida. Purtroppo, però si sa, la creatività non va a braccetto con giocatori di merda. Voi, la community, tutti, tutti. Allora, giriamo, però. Sì, la massa, questi giochi purtroppo non li compra. Io faccio il mio, voi fate il vostro. Torniamo nei Xbox con Mass Effect. Mi viene un dubbio atletico, sapete? Non mi sembra... Dovrò andare a controllare... Ma controllo subito, aspettate! Per tutti quelli che erano curiosi di capire cosa stessi facendo... Ero andato a controllare perché non ero sicuro... Di... di avere solo una copia di Mass Effect Andromeda... Avevo paura di averlo ricomprato... Mi era venuto questo dubbio atletico... Sì, ormai siamo arrivati a quel punto... Dove io ho perso il filo dei giochi che ho comprato... E non di rado ormai... Mi capita di riprendere due volte lo stesso titolo essendo sicuro di non averlo, invece ce l'avevo. Questo però non è il caso. Mass Effect Andromeda lo conosciamo tutti: conosciamo tutti la triste storia che ha caratterizzato il titolo, l'avventura che doveva rilanciare il brand dopo le gesta di Shepard e che sostanzialmente ha affossato il brand. Andromeda è stato un bersaglio clamorosamente mancato con una marea di problemi al lancio. Un'avventura che a me non mi ha dispiaciuto tanto quanto ha dispiaciuto ad altri, ma che aveva dei grossi problemi e che è rimasta un po' abbandonata. E sotto due aspetti. Da una parte, vabbè, è un'avventura a metà, quindi non sappiamo poi se questa storia verrà ripresa. Non sembra col prossimo... Le prime indiscrezioni sembra che non parlino di Andromeda 2, ma non si sa mai. Secondariamente perché, io lo ripeto sempre, mi sta sul cazzo sta cosa, dentro sto gioco ci sono degli incipit narrativi che dovevano essere ripresi all'interno di DLC single player che non sono mai usciti, quindi determinate cose noi non le sapremo mai perché EA bastarda, i problemi li conosciamo tutti, difficoltà nello sviluppo, difficoltà enormi in termini di ottimizzazione del gioco anche perché questo era il titolo in cui eh, EA aveva costretto Bioware a utilizzare il Frostbite che però con EA... Con Bioware non c'entrava niente e fu un casino da implementare. Gioco nella media, non dico scialbo, ma nella media, open world che non era tutto sto granché. La storia poteva anche funzionare, ma non raccontata così, così frettolosamente, con personaggi poi che ricordavano molto da vicino quelli di della trilogia originale. Cioè, è stato un po' un fallimento ed è un po' un peccato perché comunque sia Mass Effect. Noi giocatori siamo molto legati, io sono molto legato e da una serie così importante mi aspetterei un trattamento migliore. La speranza è che con il prossimo Mass Effect, dopo il disastro Anthem, possano tornare in carreggiata. Preghiamo, speriamo. Sonic Team Racing, eh, che in realtà anche qua non ho molto da dire, l'ho trovato, l'ho comprato, a me i giochi di carte neanche interessano così tanto, però. Alla fin fine non ho mai avuto un Sonic Team Racing. I racing di Sonic mi hanno sempre fatto ridere perché Sonic, da un punto di vista puramente logico, dovrebbe essere più veloce delle macchine invece guida. Però, poco male. Sta di fatto che l'ho trovato, l'ho pigliato e probabilmente alla fin fine lo gioco. Tra l'altro, questo non è neanche l'unico gioco di carte che vedremo oggi. Dico, ce l'ho, presto o tardi lo giocherò sicuramente. Una chance. Non eh, gliela toglie nessuno, anche soltanto per provicchiarlo. Però non è il titolo che normalmente vado a comprare con il sorriso stampato in faccia e il desiderio di andare a giocarlo. Vader Immortal, titolo VR per PlayStation VR, in cui si affronta diciamo, un'avventura alla Star Wars, eh, dedicata a Star Wars, con un dettaglio. Questo l'ho comprato per puro fattore collezionistico perché in realtà il gioco già ce l'ho per Oculus. Questo l'ho comprato soltanto perché non ce l'avevo fisico e mi sono detto che fai, te ne privi? Ovviamente no. E quindi l'ho preso. Avventura che in realtà non ho ancora provato. Ne hanno parlato con alti e bassi perché dovrebbe essere a capitoli questo gioco. E ogni capitolo ha i suoi punti di forza e i suoi punti deboli. So che a metà perdeva un po'. Il finale invece è piaciuto tanto. Quindi la, la partenza non è tutto sto granché. Vedremo. Però, tra l'altro, contiene. C'era scritto sì, due postcards. Sì. Tra l'altro è molto simpatico. Il fatto ti ha scelto. E non potrà essere negato. Beh, <ride> non male, non male. Molto felice di averlo fisico. Come sono molto felice di avere fisico. Vi ricordate From Software? La From Software dei, dei Souls? Bloodborne Dark Souls Sekiro Ok, io ve ne faccio scoprire un'altra di From Software Armored Core 2 Allora, io di Armored Core in realtà il brand l'ho conosciuto su PS3 e poi ho recuperato un po' Armored Core 2 della From Software in collaborazione con la Crave Entertainment e Ubisoft. Questi sono ricordi, questa è storia, questa è storia del gaming, questa è quando From Software non la conosceva quasi nessuno. In Giappone aveva la sua fama per i robottoni, in Europa questa serie non è mai spopolata tanto quanto alcuni avrebbero sperato. Poi From ha fatto, è passata ai Souls e da lì Armored è praticamente morta. Robottoni che si danno le grandi botte, in questo contesto fantapolitico, futuristico anche molto figo è anche molto difficile. La serie diciamo che From Software ha sempre avuto questo stampo di difficoltà elevata. Devi sudare per vincere. Non eravamo ancora ai livelli di un Dark Souls, però dovevi sudare parecchio per vincertela e è un po' un peccato che la saga sia morta. Magari verrà ripresa in futuro, non mi dispiacerebbe, però diciamo che ora come ora From Software riprendere in mano questa IP interessa veramente poco e visti i numeri che ha fatto con i suoi Souls con i suoi Bloodborne i, i numeri che farà sicuramente con Elden Ring capisco anche abbastanza bene perché non gliene possa fregare di meno di riprendere Armored Core però sognare non costa nulla andiamo avanti con una mia sorpresa personale che è Scarlet Nexus Scarlet Nexus è un'avventura della Bandai JRPG con combattimento in, in tempo reale in stile anime veramente figa. Veramente, ma veramente, ma veramente figa. Gameplay strepitoso. Storia molto interessante con dei bei colpi di scena. Con tra l'altro due storie, perché tu hai un personaggio maschile e un personaggio femminile. Se tu fai il personaggio maschile ti racconta la storia dal suo punto di vista, dal personaggio femminile ti racconta la storia dal suo punto di vista. Quindi sono due storie che si intrecciano fra di loro in più punti e questa cosa mi è piaciuta un sacco. Unico dispiacere per le cazzine. Le cazzine sono in piccola parte animate e quelle animate sono fighissime, in gran parte sono a fumetti. Un po' come 13 Dirtin, non so se ve lo ricordate il gioco per PS2. E non restituisce lo stesso pathos, c'è poco da fare. Anche. Ci sono fasi narrate a fumetti dove si vedono dei combattimenti con i personaggi che danno colpi e sono frame fermi a fumetto. Non, fu non ha funzionato, secondo me. Ed è una cosa che mi ha dispiaciuto perché è andata a spezzare il ritmo. Anche perché punta tanto sulla narrativa, questo gioco. C'è tanta storia in Scarlet Nexus e ci sono quindi tanti fumetti. E questo spezza un po' con un gameplay veramente figo, ma che non sempre vedi. Cioè, in tante occasioni, non. Eh, ti fai 5 minuti di gameplay, 10 minuti di narrativa con i fumetti. Ed è un po' un peccato. Fortuna che a me la storia è piaciuta e quindi me, so, me la sono goduta con un bel sorriso stampato in faccia. Che brutta cosa che ho fatto, però va bene. Non so, non so perché scusatemi, scusatemi, sono pazzo. Sono pazzo, sono stanco forse. Nintendo Switch, Mario Ware, Get It Together. Io non ho mai seguito questa serie. Questa serie a minigiochi la giochicchiai grazie a un amico e al suo 3DS, o al suo DS, forse era il suo DS, non mi ricordo. Però l'ho giocchiata grazie a un amico. E simpatica. Ho comprato MarioWare per Switch, sia perché oramai sono partito un po' in campagna. Io sto partendo in campagna, tutto quello che trovo pre-compro, compro pure questo. Non, in realtà, vi dirò, l'ho comprato più per un valore collezionistico che non per averlo in sé, tanto questo non cala di prezzo, perché Nintendo, grazie Nintendo, prendo oggi, prendo domani, sì, magari riuscirò a trovarlo un giorno a 10 euro in meno, ma non è che me ne interessi poi così tanto. E niente, l'ho comprato. Forse un giorno lo giocherò, chi lo sa. Per adesso lo tengo pure incartato, perché, ripeto, lo tengo soltanto per metterlo nel cassetto. Non è questa la mia priorità. Sapete tutta la roba che ho? Ecco, non è questa la mia priorità. PS4, Feast of the North Star Lost Paradise. Il gioco di Ken il guerriero, nello stile di Yakuza, quindi fatto da Sega. E non mi ricordo se era proprio fatto dallo Yakuza Team e compagnia. Ehm... Ah sì, è proprio fatto da Ryu. Figo. Ok. Titolo che tra l'altro ho recensito su Game Legends e che mi piacque parecchio. Pur con i suoi limiti, un open world abbastanza povero quando utilizzavi la macchina. Eh, tu potevi prendere l'auto, modificarla, fare le gare. Non è che fosse tutto sto granché, però è un gioco di Kenny il guerriero con le mosse, le combo. Quello era veramente figo, combattere era veramente divertente. E alla fine ho seguito l'avventura con molto piacere, non l'opera della vita, però è un'avventura che secondo me i fan di Kenny il Guerriero dovrebbero giocare, soprattutto perché è un bel passo in avanti rispetto ai Musu che erano usciti di Kenny il Guerriero. Allora, One Punch Man, la picchia duro di, dedicata a One Punch Man, che in realtà... È stato criticato da molte parti. Io l'ho comprato perché l'ho trovato a poco. E a me piace la serie. Non ho letto il manga. In realtà sto guardando la serie animata. Ho guardato la serie animata. E io mi sono detto, vabbè, mi piacciono i personaggi, mi piace la storia, mi piace l'idea, mi piace il character design. Vuoi non comprarlo? No. E infatti l'ho comprato. Devo ancora provicchiarlo. Lo provicchierò anche solo per capire se è veramente brutto o se è figo. Chi lo sa. Parlavamo di giochi di carte e infatti il secondo gioco di carte non poteva che essere Mario Kart 8 Deluxe. Una gravosa per mancanza della mia collezione Wii U ho recuperato su Switch con la Deluxe, titolo che tra l'altro vende a, a bomba ancora oggi. L'ho comprato anche questo perché, ecco, questo invece vorrei effettivamente provarlo e giocarlo un po' con altre persone. Questo vorrei giocarlo un po' online, provicchiarlo quantomeno e vedere un po' come perché io ho, ho amici che proprio ci si divertono come scemi e mi sta sulle palle che non mi ci diverta pure io. E quindi ho detto, vabbè, lo comprerò con tutti i nuovi personaggi, tutti i circuiti. Cioè, comunque sia, è tanta roba. Mi fa un po' ridere che venga venduto ancora oggi a prezzo pieno quando è la versione deluxe remaster di un titolo uscito su Wii U. Quindi, vabbè, è Nintendo, è Nintendo. Ci bisogna fare il callo e lo sappiamo, lo accettiamo a denti stretti. Tanti saluti. Dai creatori di Rambo dei videogame arriva Terminator Resistance. Enhanced. Il pri la prima curiosità importantissima, che voi non potete vedere, ma credetemi, la di questo gioco c'ho anche la versione Xbox One. Quindi ho due versioni di, del titolo fatto dai creatori di Rambo dei videogame. Perché l'ho comprato due volte? Perché la versione Xbox One non ha l'aggiornamento per Xbox Series X. La versione PlayStation 4 ce l'aveva, ma io non ce l'ho. E quindi me lo sono ricomprato perché sono stronzo! Sono stronzo fin nelle fondamenta con questi giochi di merda! Ammetto di averlo comprato perché sono un po' curioso. Non ne ho sentito parlare così bene. Però mi hanno detto in parecchi che è un passo in avanti importante rispetto a Rambo dei videogame. Che non so quanto sia una frase da dire in positivo, perché Rambo dei videogame è, lo è come dire: Eh sì, Rambo dei videogame era la sciolta. Questa invece, magari, è duretta. Per dirti, eh, questo è il livello. L'ho finito, eh. Io voglio specificare, l'ho finito. Eh. Non un granché. È un, è un bel FPS se lo guardi con occhio di inizio PlayStation 3. Se fosse uscito agli albori di PlayStation 3, avrei detto: Ma lo sai, questo è veramente, ma veramente un bel gioco. Oggi, con quello che esce, questo è letteralmente un FPS vecchio di 15 anni. Questo è Terminator Resistance. Con scelte narrative, dialoghi a scelta multipla, finali multipli. Anche qualche idea carina, ma è veramente ancora troppo poco. Però è vero, è un passo in avanti per il, per il team. Chi lo sa, magari fra vent'anni riusciranno a fare un gioco effettivamente bello. Per adesso... Eh. Eh. Mi sta cascando la colonnina, aspetta. La colonnina Cernoblight Cernoblight per PS4 Io lo aspettavo da parecchio Cernoblight Io Cernoblight potei provarlo ehm, Alla Gamescom del 2019 Dai, Il team che sono gli, i Defarme 51 avevano fatto in passato, adesso non mi ricordo il nome, ma mi ricordo quanto mi piacque il gioco che fecero loro eh, non mi ricordo il nome, ragazzi. Sicuramente in chat qualcuno nella... tra i commenti qualcuno potrà dirmi quello che fecero loro. Però mi ricordo che era questo investigativo psichedelico, molto psicologico, stranissimo, bellissimo. E me ne ero innamorato. E attendevo Chernobyl con la bava alla bocca. Questo è, è un po' manageriale, un po' FPS, un po'. Spara tutto, un po' un adventure, un po' horror, c'è cioè un po' di tutto in questo gioco. provato alla Gamescom 2019, innamoratomene completamente. Non l'ho comprato su PC perché volevo una versione fisica. E ora ce l'ho. Quindi presto o tardi lo inizierò su PlayStation 5. E sono veramente, ma veramente, ma veramente curioso. Non vedo l'ora. Poi c'è da dire che a me tutta la, la storia di Chernobyl. In, ha sempre intrigato il potermi muovere poi, per, cresciuto con Stalker, quindi capirete un altro gioco a tema. Ma io non vedo l'ora, non vedo l'ora, e ora la bomba. E quindi, signori, rieccoci nella postazione rimessa a posto. Con Nintendo Switch Oled. Piccolo dettaglio, il motivo per cui. allora ci sono due cose da dire su Nintendo Switch OLED. Il primo è che ho deciso di non fare un video dedicato all'unboxing in sé di Switch, perché alla fin fine è soltanto una versione OLED della console originale. Non mi sembra un qualcosa di così incredibile da doverci fare sopra un video dedicato. Secondariamente, la domanda, perché hai comprato Switch OLED? Per un motivo in realtà molto semplice: io alla fine Switch OLED l'ho pagata un'ottantina d'euro perché ho dato indietro la mia vecchia Switch che ormai aveva diversi anni. In realtà ce l'ho ancora perché l'ho comprata nel mio negozio e quindi posso permettermi di tanto me la sorpresa, mo gli riporterò nei prossimi giorni la mia Switch e tanti saluti. L'ho presa appunto perché così mi ritrovo con 80 euro pagati, una Switch migliore sotto un punto di vista specifico che mi interessa, ovvero lo schermo portatile, visto che io gioco parecchio in portatilità, quindi una Switch migliore da quel punto di vista è nuova. Io non ci sputo sopra, anzi, per 80€ euro che sono quasi quanto un gioco va benissimo così. Senza quindi ulteriori indugi, direi di aprire la scatola, che piccolo dettaglio che mi ha fatto notare il mio collega al lavoro, Nintendo Switch non applica sigilli di chiusura. Quindi tecnicamente tutte le console sono aperte. Questo per la filosofia nipponica, per cui se tu compri un oggetto devi poter vedere all'interno per scegliere se effettivamente tu vuoi acquistarlo. Da noi questa cosa è inconcepibile, quasi se tu non vedi il giro dici ah, è aperta, è usata? No, non è usata. La motivazione è questa. Quindi, così, mi sa che la vediamo subito, eh. Me la metto così. Oh! Pelà. E mi è venuta un'idea Anche se probabilmente non la vedete in questo momento Qui nell'oscurità c'è la mia Switch vecchia Perché possiamo fare un confronto diretto almeno La prima cosa da notare è che ho preso la versione bianca Perché mi piaceva di più E io estrarrei il contenuto principale Ovvero Joy-Con E console e lo schermo ovviamente poi togliamo tutto. Qui abbiamo Aspettate. Qua 1 2 caricatore questo i due cosini per eh, che io non ho mai utilizzato in vita mia, non so voi e mi sa che mi si è appena bloccata la webcam. Top Top Ok, dovrei essere tornato Speriamo che non di altri problemi Purtroppo la GoPro tende a morire Quando le pare Stavamo estraendo un contenuto della confezione Il dock E Toglierei la Questa roba qua Alla scatola Tanti sacchi Allora Ora, abbiamo schermo. Tra l'altro, io sono una di quelle persone che allo schermo non mette mai una, alcun tipo di patina sopra, salva schermo. Il classico salva schermo io non lo metto mai a me non piace, anzi lo detesto con tutto me stesso. Sappiatelo che tutte quelle persone che mi chiederanno... ma oh mio Dio, così lo righi! Io non vedo righe su questo, quindi inculatevi. Unculatevi. Allora, uno via. Controller Joycon, che alla fin fine sono in realtà stessi identici di con della vecchia versione. Così pare. Ma vediamo un po' più da vicino. Questo spostiamo. Prima di attaccare, allora, in realtà qui c'è da far vedere una cosa. Vediamo se. Vediamo se l'innovazione ha deciso di seguirci effettivamente. Ah, pure questo è bianco, sai, non avevo capito che questo era bianco, niente, la, la telecamera ha deciso di mandarmi proprio a fare in culo. E un po' me ne dispiaccio, ma non so veramente cosa fare perché mi fai questo? Se non vedrete più la mia webcam, e per... avete capito il perché. Però, quello che volevo farvi vedere è che se io apro. Ok, no, aspetta, spero di, l'ho rotto. È rotto? No. No, okay, che non è fatto. Ah, no, proprio fa. Al allora, al contrario della vecchia versione, questa si stacca proprio. Che mi sembra molto stupida come idea, ma tant'è. Abbiamo una porta LAN. Oh, a quanto pare non è il più il 1890. Siamo arrivati il futuro, amici. Mi sono sputato su un braccio per quanto sono eh, eccitato per il futuro. Questa è una delle grandi novità a portare da questa versione che so che fa molto ridere ma intendo è così per l'appunto i controller lo schermo molto importante qua questo si toglie così che finalmente abbiamo piano ah eh, madonna allora c'è molta più libertà così lo puoi scegliere te dove è posso metterlo anche così però finalmente diciamo che c'è un aggancio che, a, che vale qualcosa, perché quello del Nintendo Switch base è veramente patetico, patetico e inutilizzabile oserei dire. La prima cosa che volevo vedere con voi, togliere intanto i cavetti vari, perché non ci interessano, ora come ora, e non credo neanche che mi metterò qui a montarli in diretta, tanto noi la parte importante è quella portatile, quindi noi guarderemo quella portatile, pure questo è rimasto chiaramente identico. Quello che io volevo vedere, vediamo pure qua, era in primis la grandezza dello schermo. Come potete vedere i due, tra l'altro, Joy-Con sono identici fra di loro. E ora vi ho... papam! Papam, non cambia assolutamente nulla. Lo sapevamo, eh, era una cosa già detta. Ditate su ditate, ma noi ci facciamo il callo, è la parte migliore. Allora, vediamo un po', a livello di, di grandezza sono praticamente identiche. Quello che cambia è la grandezza dello schermo, visto che lo schermo originale si mangiava un sacco qua di lato, qua ce n'è ancora un po', ma è molto di meno. Quindi, effettivamente, la. La differente grandezza si vede. Io a questo punto vorrei vedere una cosa veramente. Sono molto curioso, tra l'altro. Posso, vedere, posso <ride> farmi vedere come se fosse tutti specchi. Io attacco tutto quanto, anche la vecchia console. Facciamo partire. Primo attacco. Il click. Voglio sentire il click qua. 1 E. 2 direi di far partire l'accensione la, faccio così ti proprio dove sta l'accensione qua ah tra l'altro faccio vedere anche che qui inserimento della vano dischetto identico power volume e nient'altro è stato toccato infatti sarà carica? è carica proprio io Nintendo Switch. Grazie. Uh! Uh! Allora, impostazioni base, italiano. Europa. Informazioni avanti. Ricerca delle reti in corso, che io non mi ricordo neanche qual è la password. Morridiamo, sì, era questa, però... Dov'è la password? Ma scusa, facciamolo dopo. Ste cose è tutto da vedere dopo, ora non ce ne frega nulla. Perché sì, potrei farlo, ma adesso chi se ne frega? Avanti. Più tardi, quindi faccio più tardi. sono andiamo per vedere un po' velocemente. Eh, no, eh, io non sono a Londra. Dove stiamo? Roma? Roma, ecco di qua. Era vicinissimo. Oggi è il... 7. Del mese <ride> sono andato a guardare. Che mese è Ma veramente freccia? Che ora è? Ok, collega la TV più tardi. Non mi interessa ora. Scollega i Joycon, scolleghiamo i Joycon. Anche se è duro. Questo è, duro, è bello duro, ma... Ok, no, non la stavo premendo abbastanza, non è che era duro. Ero io che non lo premevo abbastanza. <ride> allora. Usa lo stick sinistro per fare avanti. Usa la console Joy-Con o collegandolo oppure scollegati. Ok. Avanti. Posso farlo? Importa un utente da un'altra Switch? Sì, la possiedo. No! Trasferisci un utente dai salvataggi collegati avanti. Il software scaricabile acquistato dall'utente trasferito non sarà più utilizzabile sulla console originale, ma potrà essere usato dalla console di destinazione scaricando nuovamente un dal Nintendo Shop. Trasferisci. Trasferimento utenti. Ah, però mi devo comunque collegare a internet. E eh, allora lo facciamo. Imposta, sì. in, in, colleghiamo la console a internet. Come non detto, la console bisogna collegarla. Va bene, lo faccio. Connessione riuscita. Perfetto. Aggiorniamo la console. Aggiorniamo la console. Quanto dura? Attendiamo. 17 ore? Spero di no. Faccio vedere. Che qui siamo. In... Non siete una mazza, eh? Però mi sta dicendo quanto ci vuole. Ah, ma neanche tanto. 4 minuti, 3 minuti. Va buono, quindi manco a dire che mi vado a fare un caffè. Aspettiamo qui direttamente, ragazzuoli. Comunque sia, va detto che. In tutto questo contesto mi resta un po' la mare in bocca, perché secondo me a, a Nintendo Switch servirebbe una console Pro, io continuo a dirlo: una console Nintendo Switch Pro o una Switch 2 Nintendo ne ha bisogno. E io la compro! Cioè, se, se per dirti domani mi annunciano Nintendo Switch 2, io gliela compro, ma tranquillamente. Prendo i soldi. Vai! Sai, via! Perché Nintendo Switch sta soffrendo veramente tanto, oramai è veramente nella merda! è veramente in nei casini, in tal senso si vede che sta soffrendo, e questo mi dispiace parecchio, perché tanti anche i giochi suoi, i giochi ufficiali Nintendo cominciano a soffrire, e questa cosa non, eh, non va bene, non, non la ritengo accettabile. Almeno i tuoi giochi comunque dovrebbero funzionare mediamente tutti bene, il fatto che cominciano ad avere degli scatti, delle difficoltà, delle problematiche di fondo io mi preoccupo, mi Preoccupo anche perché a questo punto mi chiedo: sta console lo Switch 2 quando esce? Cioè un, un ipotetico Switch 2. a ah, dobbiamo ancora aspettare, che ne so, tre anni? Cioè tre anni con lo Switch così? È pericolosa come scelta di marketing. A lungo andare potrebbe fare molto male. Nel 2024 mi vuoi far uscire lo Switch 2? E là sono cazzo, secondo me. Ma poi magari mi sbaglio. Però il dubbio rimane ora. L'aggiornamento è stato fatto, o meglio, l'aggiornamento eh, in corso l'ha scaricato. La console verrà riavviata tra poco, ok? Posso devo fare qualcosa? No, nulla. Fa tutto in automatico, perché ormai ha imparato che darmi qualcosa in mano è come far esplodere tutto. Ordunque, ci iniziamo. Mo' mi riparte la musichetta, senti eh. No, peccato, va bene Quindi dicevamo Avanti Importa un utente da un'altra console eh, Possiede ancora la console, sì Oltre a questa console pensi che continuerai ancora? No 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 Avanti Trasferisci Siamo collegati Collega la console al blocco alimentatore È bella inculata Come ci arrivo mo? Mm. Aspettate, eh. facciamo una prova Che tra l'altro, mo, la domanda è anche Quanto ci metterà a trasferirmi tutti i dati? Perché in realtà non è che siano così tanti Però ce ne so, c'è qualcosa, ci sta Magari ci mette 50 secondi Magari ci mette 50 anni Speriamo di no Dai che ti dico che spengo una cosa Spengo il ventilatore Che a ottobre fa un po' ridere averlo acceso Ma io ve lo giuro ragazzi Qui da me fa ancora caldo Non so da voi ma da me fa ancora caldo Questo lo appoggiamo un attimo qui Mamma mia, quanto siamo professionali Attacchiamo Attaccata? Ok, si, sì. E Attacchiamo qua Quindi, sistemato un po' di roba Adesso mi dice, usa la console Ho messo password, informazioni e quant'altro Usa la console di origine, di freccia Per proseguire con i preparativi Collega ciascuno della console proprio blocco alimentazione. Ma come? E che cazzo faccio? Come non ho altre spine, limortangue. Ma serve? Se io faccio così... Dammi niente. Qui... La va per la lunga, per la lunga proprio. Quindi, per serve la console d'origine, origine? C'è già il menu Home. E se sono di sistema, utente trasferisci utente. Utente. Trasferisci il potente avanti. Avanti. Sai che faccio? Stacco anche la luce. <ride> non me l'aspettavo così difficoltoso. Far trasferire un cazzo di di porco Giuda. Però, ragazzi, per Nintendo si fa questo e altro. Spegniamo la luce. Quindi mo si vedrà anche meno bene la webcam, ma voi mi volete bene e lo accetterete. Anche perché se non lo accettate, cazzi vostri. o oh no. Ci arriverà. Sapete che non ne sono così sicuro? Eh sì, download del giornamento. Ma non è il momento. Si è caricata. Collega... Prepara la console di origine e la console di destinazione. La Quale console stai usando al momento? La console di origine. Continua. Ah si stanno cercando quindi in questo momento Ok si sono trovate Almeno lei ha trovato Lui sta ancora cercando Collega ciascuna delle console al proprio blocco Ok trasferisci Trasferimento in corso Quanto ci metterà? Sta al uh, 0% La domanda adesso più che altro è Quanto tempo ci mette a fare proprio il passaggio. D'altro posso già dire che i colori sono già più diversi Qui Il bianco è molto più bianco Qui è quasi rosa, eh, rosa Il che è interessante Morro sei è esagerato, però è per darvi l'idea. Due minuti? Ah, pure poco. Pure poco. Sono molto curioso, in modo di vedere dal menu, perché adesso è quello che voglio fare, vedere dal menu se ci sono differenze coi colori, perché adesso non faccio partire giochi e niente, però dare un'occhiatina così dal menu per dare, appunto, quella sbirciata, quella sbirciata che comunque ha, ha sapore, ha gusto. Poi... Le prove effettive me le faccio per i cazzi miei, non vi mi sto ad ammorbare su sta roba, anche perché lo ripetiamo sempre. Se cercate professionalità, avete i siti che fanno i, i confronti diretti con 73 console diverse per assicurarsi di non sbagliare niente. Questa è alla Carlone, è fatta un po' alla buona, alla Bella e Meglio. Cioè, guardate, che non ho neanche le prese e devo staccare la luce per attaccare una console. cioè, Questo è il livello di freccia. Ma è anche il motivo per cui voi mi amate Lo accettate E non so più cosa dire per far passare il tempo Manca un minuto e stiamo a metà del tempo Come va ragazzi? Le mangiavo bene? Tutto a posto? A lavoro? Famiglia? Casa? Tappo... Questa è per venire giù un acquazzone che non avete idea Quindi Speriamo che non mi esploda tutto quanto A voi? Piove? No? Ah. Beati voi Sei del sud eh. Beh. Avete il sole là se sei del nord, eh, se sei del nord so' cazzi, so' cazzi amari. Mancano il 15%, meno di un minuto è rimasto, fatemi sognare. Fatemi sognare, il primo gioco che proverò, chissà quale sarà il primo gioco che proverò sulla OLED, forse Metroid, proverò proprio Metroid, che comunque è uscito insieme alle, alla OLED, quindi ci sta. La sverginiamo nel modo giusto 100% di completamento. Bisogna però capire che questo 100% è giusto, è reale oppure soltanto il preparativo a quella che poi sarà la vera percentuale da far avviare. Perché per adesso non sta andando, quindi mi viene da proprio. Eh... No, come non detto. Eh... Chiudi. perché non se c'è di altri utenti sulla console. È stato creato un utente provvisorio. Ok, perfetto. Ora però manca la, la console effettiva. Come siamo messi qua? Questa togliamo tutto. Toglierei e visto che ci sono... Era questa? Sì. Io toglierei anche... Lo potevo fare, sai che? Visto che questa ancora mi dà... Mh, il caricamento in corso mi viene il dubbio che non dovevo staccarlo a metà. Ho rotto tutto? Spero di no. Mi sono giocato l'account? Può essere. Eh però qui scusa, se adesso apro e vado su account, che mi dice? Eh, no, utente. Ah ok, no affatto. Infatti qua mi dà un utente a caso, proprio senza neanche il, il logo. Molto bene. Quindi... Questo, dicevamo, lo togliamo, questa la lasciamo qui, poi vi attacchiamo la luce. E allora, va così, amici, va così, la vita, la vita. E chiudi. Ok, grazie. E... No, salta. Uno basta e avanza. La conosco, ma per adesso... Non mi interessa online. Configurazione completata. Premi il pulsante home per accedere al menu home. Giustamente perché la memory card è ancora nella vecchia switch. Andrà spostata la memory card. La, la, la mini mini. Allora, la prima cosa che volevo fare era un confronto così veloce ma proprio stupido. Ah, vorrei la luminosità però, fermi. Quindi sistema, luminosità. Mettiamola al massimo da una parte eppure qua al massimo. Che fa tanto, ok. Come luminosità automatica? Ma no! Scusate! Eh. Oh, e eh, mi sembrava qualcosa non quadrava. Ok, ora. Vabbè, qui ci stanno i dati, chiaro. Se io faccio. Andiamo sul notizie, non so se si, se si veda, ma non credo che voi riuscirete a vedere onestamente. Fammi togliere sto coso, porco giuda. Non credo che si riesca a vedere onestamente, no? Faccio, me la guardo per cazzi miei qua adesso. Se io faccio. Il rosso è effettivamente più rosso. Allora, le differenze di colore effettivamente ci stanno. Se vado sull'Online. perché qui è tutto rosso. Ma è molto più brillante comunque. Cioè, da dire che è molto più brillante. Ah, però che non posso farlo. Però mi... Ne... sì. Non è, non è affatto male. Figo non vedo l'ora di Non vedo l'ora di metterla effettivamente alla prova sul campo. Comunque per il resto, ragazzi, è una normalissima switch. Cioè non c'è neanche da mettersi a controllare i menu, cose e quant'altro. Quella è la console, quella rimane. Se un passo in avanti. Non è no, un, un passo in avanti tecnico hardware. Non è qui che lo troverete. Adesso effettivamente i colori proprio in generale mi li ricordo più mi li ricordavo più spenti sul, sulla vecchia console e la grandezza dello schermo, ecco questa è una cosa che posso invece far vedere la grandezza dello schermo invece è una cosa che mi fa provare, aspetta ho preso un tasto inavvertitamente un po' effettivamente la grandezza dello schermo c'è si sente non è enorme ma è sufficiente per notare la differenza e questo fa tanto non male non male questa tanto a breve verrà cestinata ma molto violentemente e questo signori era tutto per oggi che cosa posso dirvi sono estremamente felice del mio acquisto ma non c'erano dubbi a riguardo io vi ringrazio per essere passati spero che vi siate divertiti noi ci vedremo a breve anche perché ho altri acquisti videoludici che dovete vedere e nulla ragazzi belli alla prossima peta. Così ci si saluta per davvero. Amici cari, alla prossima.